abbandonate alla luia tutto ciò che è malvagio, che va contro il volere di Dio, e convertitevi al Re dei Re, al Signore della gloria. Alleluia. Alleluia, colui che risuscitò dai morti, perché popolo della Calabria, vi voglio dire, Gesù Cristo è vivente, non è una statua, come vi hanno insegnato a voi, che fate le processioni, andate dietro le immagini, le statue dei santi, e poi peccate dalla mattina alla sera, e poi vivete nei vizi. Gesù Cristo non è una statua, Gesù non si trova in una processione, Gesù non è un idolo di legno, Gesù Cristo è il Re dei Re. Gloria a Dio. Preparatevi, convertitevi, perché se muori senza Dio, se muori senza la fede, se muori e non ti sei convertito al Re dei Re, la tua fine sarà tragica, la tua rovina sarà grande, ma in questo momento rifletti, perché c'è speranza. Alleluia. Per coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, colui che si sacrificò sulla croce, morendo per i nostri peccati. Dice la Bibbia, chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio di Dio, chi non ubbidisce, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio sarà sopra di lui. O la vita o la morte, il cielo o l'inferno, questa vita è passeggera, sia per gli anziani ma anche per i giovani. Alleluia, tutti quanti un giorno dovremo rendere conto al cospetto dell'Onnipotente. Ognuno di noi dovrà presentarsi davanti al giudizio del Dio vivente. Pentitevi dei vostri peccati. Pentitevi prima che arrivi la morte. Credete in Gesù Cristo prima che arrivi la morte, perché dopo la morte non c'è più tempo. Dopo la morte c'è il giudizio. Dopo la morte o vai in paradiso con Gesù o vai al luogo di tormento. Ti sei mai domandato dove andrà la tua anima dopo la morte? Tu che vivi nel buio, tu che pensi di essere intelligente, o perché hai tanti soldi, sei ricco, sei benestante, ma dove va la tua anima dopo la morte? Dove andrà la tua anima dopo la morte? Credi adesso in Gesù. Credi nella parola di Dio, la parola del Signore illuminerà il tuo cuore, la parola di Cristo spezzerà le catene che hai dentro di te.